Eccoci qua da MD Discount, il suo mercato pieno di persone. Speriamo che non ci cacciano la videocamera. Una missione Inci, cosmetici e anche cibo sul nostro canale di cucina. Stiamo facendo tanti di questi vlog, quindi iscrivetevi ragazze. Dai Nancy, sei pronta? Sono pronta. Via! Queste invece sono piene di zucchero, quindi no. Invece queste qua sono senza zucchero. Questo anche non c'è male, vero Nancy? Non c'è lo zucchero. Contiene mela albicocca pure. Io direi di prenderlo uno, nello yogurt sono buoni. Ho trovato queste belle confezioni pronte, dice 90 secondi, di grana e quinoa. Sono molto naturali gli ingredienti. Abbiamo già controllato questi riso e cereali, quindi direi di prenderli. Questo con la quinoa? Quello vabbè, riso e cereali si può fare anche tranquillamente. Poi ci sono pure poi ci sono queste qua, che sono cereali. Cosa prendiamo? Prendiamo cinque il farro. Cereali, farro orzo. Io direi di prendere il farro, a me piace tanto. Sono molto belli rispetto a questi altri qua, che sono pieni di zucchero. Questi invece sono puri, praticamente spremuta di mela, di arancia e di ananas pura, senza dolcificanti, senza conservanti. Io la prenderei una di ananas, proprio per l'emergenza, sai, anticellulite. Ovviamente quello fatto in casa è sempre meglio, però nelle emergenze è meglio questo che l'aranciata. La cosa che mi piace tanto a me, cicini ricchi di proteine. Queste erano carine, infatti non si stava vedendo, poi praticamente negli ingredienti ci sta l'olio di palma, quindi non l'abbiamo preso. Queste invece hanno l'olio di semi di girasole, prendiamole. No, le facciamo in casa. Poi voglio dire un'altra cosa, queste ho trovato alla cassa, sono delle strisce depilatorie, il primo ingrediente è paraffinum liquidum, non so se interessa. Ok, quindi vado a riposare. Ok, tutto a riposare. Tutto biscotti, fette biscottate, allora Nenzina, cosa c'è di buono? Ragazzi, c'è sempre l'olio di palma. Falli vedere quali sono questi qua. Purtroppo c'è l'olio di palma. Poi questi qua invece sono quelli che compra sempre mia mamma, che non hanno l'olio di palma, giusto? Quindi questi li possiamo prendere. Poi pure questi, anche questi qua hanno l'olio di palma. Ah, questi c'hanno, quindi qua anche Vivi Meglio, che sarebbe il marchio questo qua dell'MD. Cioè che comunque non c'è l'olio di palma. Bisogna controllare. Sì. Alcuni sì, questi sono integrali ma hanno l'olio di palma, quindi no. Questo se non mi sbaglio, questo invece mamma lo prende. Perché se non mi sbaglio, non senza grassi idrogenati. Senza grassi idrogenati e senza olio di palma. Controlliamo. Sì, è olio di girasole. Ok, questi sì. E questi qua invece, cereale e yogurt. Questo c'è, ci sono grassi vegetali. Sì, anche olio di palma. Peccato, perché poi era fatto bellino, tutto integrale. Per esempio, a basso contenuto di zucchero, però poi c'hanno l'olio di palma. E quindi, no. Cioè, di che stiamo a parlare? Ah, questo guarda questi qua. Digestivo invece, no, pure qua, anche l'olio qua palma, c'è l'olio di palma. Guardate qua che belle, tutte tisane ci sono. Ah, prendiamo quella a cadea tipo. Infusi, Accadea, la pesca, tropicale, al finocchio. Ah, prendiamo finocchio, prendiamo qualcosa, dai Nancy. Invece come fette biscottate queste qua, sempre Vivo Meglio, 5 cereali, hanno l'olio di palma, quindi no. E invece quelle che prendiamo noi sono queste qua ragazze, iposodiche. Queste sono senza olio di palma, finalmente l'abbiamo trovate. Belline queste, Nancy. Sì. Integrali. Belle, bravo Vivi Meglio. Ci mette un po' troppo olio di palma, però qualcosa di buono si trova. Questo è anche buono, un pane di segale integrale, sempre Vivi Meglio, ricco di fibre. Vivo Meglio. Ah, Vivo Meglio, io non ci ho capito. Sei convinta era Vivi Meglio? Vabbè, noi ce l'abbiamo già a casa il pane integrale. Lo facciamo a casa. Però in alternativa è buono. Questi no, perché veramente tutti questi latte di soia hanno tutti quanti zucchero. Noi invece preferiamo, come sapete, prenderli puri, insomma, solo latte di soia, di mandorla, senza zucchero aggiunto. Cioè, sia questi che questi sono con l'olio di palma. Quindi invece questo no, per dire, non è Vivo Meglio, però c'è l'olio di oliva, ali di pane. Però questi sono integrali, che peccato che c'è l'olio di palma, saranno proprio buoni.
una cosa senza olio di palme. Yeah! Evviva i grissini! Sì. Olio di oliva. Quella azzurra non c'è più, che era la migliore come creme di riso botanica. Io feci il video sul primo canale. Insomma, queste qua anche non c'è male. Poi faccio il video di tutti i cosmetici che comprerò. Sul primo canale faccio il video aggiornato su botanica. Adesso mi guardo bene bene tutti gli ingredienti. Studia, studia. Sì, sì. Paraffinum liquidum, quindi mettiamola a posto. E questa qua che le ragazze mi dicevano di guardare, ma ci sono sempre conservanti e cessori di formaldeide. Quindi non va bene, ragazze. Poi vi faccio il video sul primo canale e vi dico tutte queste cosine. Adesso mi guardo un altro po' tutto. Nensina, salutiamo. Ciao. Siamo dovute uscire e chiaramente c'era tanta tanta folla. Casino. Abbiamo comprato tante altre cose. È vero che non abbiamo fatto vedere. Tipo la pasta. Poi faremo un video mostrandovi tutte le cose sul primo canale. Comunque vi faccio vedere. Mamma mia, quante cose abbiamo comprato. Veramente, cioè, tipo 5 buste belle piene. C'ho lo scontrino qua che abbiamo pagato 75 euro, la bellezza di... Però devo dire che se fossimo andate in un altro supermercato sicuramente non avremmo pagato quello che abbiamo comprato, avremmo pagato di più, quindi comunque un discount, quindi si risparmia. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi diamo appuntamento al prossimo vlog. Ciao. Carlita Dolce e Nancy Amara, ciao. Merenda, stiamo proprio mangiando questi qua perché abbiamo fame. Come sono, Nenzina? Zucchino? Buonissimi. Ah. Nenzi, stai strafogando mentre guidi. Ah, ma c'è il traffico. Brava, anche io mangio. Ummi ummi. Ah, umma.